è l'ultimo giorno di questa esperienza a Taranto. Sono un po' emozionato perché tra poche ore lascio la città, mi avvicino alla famiglia, quindi sono contento. Però è stata una bellissima esperienza che ho potuto fare in una città che offre tanto e che dà tante possibilità. E auguro al collega che arriva dalla Sicilia, ha un percorso, un'esperienza importante perché ha fatto il comandante di Trapani, di Agrigento. Spero che possa trovare qua le soddisfazioni che ho trovato io. Beh, è Grazie. stata un'esperienza impegnativa perché è una città che con le attività, con l'ex Ilva, quindi la parte della raffineria, ha impegnato non poco, perché quest'anno abbiamo chiuso quello che è stato il rapporto di sicurezza, la revisione del rapporto di sicurezza appunto dell'acciaieria, e abbiamo attivato una serie di iniziative, di controlli che si sono fatti, di verifiche su quelle che sono le attività civili all'interno della città. Come interventi, soprattutto in questo periodo, quello estivo, il comando è maggiormente impegnato. Per questo motivo esiste un rapporto con la regione che mette a disposizione i finanziamenti per il potenziamento del comando. E in questo periodo abbiamo avuto tutta una serie di attività, soprattutto per gli incendi di vegetazione, che sono quelli che colpiscono la provincia maggiormente. Quindi ricorderete gli incendi che ci sono stati lungo la litoranea, e piuttosto qua che hanno lambito la periferia della città. Sono emozionato anch'io, per me primo incarico da dirigente superiore, sono molto emozionato, una città molto importante come Taranto, l'amministrazione ha riposto in me questa fiducia di darmi un incarico così importante. Con piacere sostituisco Alberto Maiolo, che è un amico, è una persona che stimo tantissimo, un dirigente che avrà sicuramente un grande futuro. Non potrò che inserirmi nel binario che lui ha tracciato e cercherò di dare il meglio possibile in una terra che ancora non conosco, ma con l'aiuto di tutti i vigili del fuoco di Taranto, con i quali cercherò assolutamente di fare squadra nel miglior modo possibile, cercherò di raggiungere tutti gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge.